Pallone. Garitano accelera. Corridoio centrale per Garitano con Granoccia che si è largato a destra. Si chiusa bene la difesa del Carpi. Lasagna contro due. Lasagna è un fulmine. Lasagna calcia! Non protesta neanche più di tanto. Calapai. Tra poco spazio anche per Sabbione. Sabbione che invece prenderà il posto di Raffaele Bianco. A riuscire poi a rientrare di Camporese, servito Romizzi che prova a mettere in area la conclusione col pallone che resta lì un attimo prima dell'arrivo di Boateng. L'intervento che provoca il primo giallo, destinatario Boateng. Ottimo. Altro anticipo, quanti errori in fase d'appoggio. Qui Gori si disinteressa del pallone, commette fallo su Gagliolo in uscita. Pallone da questa parte per Alessio Sesto. Quasi al limite Sesto, prova l'imbucata, si oppone Gagliolo, palla in mezzo, attenzione a Corvi, ha chiuso, insiste, porta palla, allargando poi. È arrivata puntuale la sovrapposizione di Paul Garcia Tena, Giacomelli però si accentra, Cocco chiama palla, la riceve, il controllo, Cocco! Stava per calciare all'ultimo, rimontato da Simone Romagnoli, che chiusura del 21 del Carpi. Sol, ha evitato Bianco. Servito Valiani sulla corsa, insiste Valiani, Crini era andato a finire troppo avanti rispetto al pallone, il Carpi può ripartire. Corto il pallone indirizzato a Catellani, lo riconquista Brezovec, Della Scuevas, sinistro di Della Scuevas deviato, buona per Catellani, se la vuole portare sul sinistro, ha trovato una grande chiusura di Gagliolo. Per arrivare il primo cambio in casa Perugia. Occhio di Gaudi dentro per Mbakogu. Riesce bene Lanciano che sta premendo per provare a segnare subito la rete del 2-0. Subito fa il contraccolpo psicologico il Carpi. Perfetto Gagliolo. Regala la rimessa di testa a Mbaye, Bianco, Lollo. Mbaye. Concas. Le due sue ali, piccolo da una parte, gatto dall'altra. E Mamigno riferimento centrale, Letizia. Si gira bene a piccolo. E rimonta il 10, Letizia. Tocca in verticale. Grossi. Tiam, blocco di Struna, deve fare attenzione, Tiam alla fine riesce a passare, Gagliolo, altro contatto, fischia nulla chi. Letizia ci arriva, sali fu ancora, altra palla recuperata, poi il setto fa scorrere Bergozzi, parte lui, c'è Calapai in largo a destra, prepara il cross Calapai, serie di rimpalli, rimessa dal fondo, l'ultimo a toccare è stato Calapai. Sponda di Bielanovic, di Roberto, da Monte. Arriva veloce da questa parte Fiamozzi, chiude bene Gagliolo, può ripartire Bianco, ancora Raffaele Bianco, Mbakogu, si lancia sul pallone Mbakogu, uscita però di Bastianoni. Il Carpi sta per uscire Mbakogu, il centravanti che comunque ha giocato un buon match, è l'uomo che ha segnato il gol partita per ora. Varese che attacca, fermato però Fiamozzi, cerca il contropiede il Carpi, occhio a Porcari che viene agganciato, fallo di Damonte, calcio di punizione, c'era forse un intervento fallo precedente. Tra Lazzari, gioca facile con Buzzegoli, Crescenzi, 1-2 che non si chiude, Gagliolo, prolunga Lollo, poi Porcari, positivo con la mano dello Spezia, molto bene invece con il Novara, ha ritrovato la fiducia. Ha ritrovato soprattutto continuità sotto porta. 5 reti in 9 partite. Adesso è già un punto di riferimento là davanti per la squadra di Aglietti. Porcari. Gagliolo. Palla dentro per Ardemagni in area di rigore. Sbaglia lo stop, sbaglia il controllo, se lo allunga e il pallone che termina sul fondo. L'ultima vittoria della Brescia 3 giornate fa, un successo proprio siglato da Sodigna e Saba su calcio di rigore. Porcari,
riceve il pallone e Memushai molto basso. Ardemani, lavoro di raccordo per Totò Di Gaudio, che a scuotersi prova Sodigna a cambiare il fronte d'attacco dalle parti di Scaglia. Colpo di testa preciso e puntuale da parte di Letizia, messo sulle tracce di Scaglia, non credo a caso, da parte di Vecchi. Budel centralmente, si fa vedere Sodigna, palla sul mancino, prova il tocco dentro a cercare Caracciolo, Pesoli, poi palla lì, Benali che non riesce a chiuderla, ha pensato il libico ad un controllo ulteriore, c'era forse la possibilità di poter calciare. Si va da Oliveira, ancora Benali, libico che adesso cerca la sponda su Caracciolo, una gabbia però sull'airone, chiusa da tre giocatori. Campi che recupera ancora una volta con Mushai, primo interno, palla di Freddy lungo per la sponda di Caracciolo, Sodini proprio lui, attenzione, palla sul mancino, si trascina attualmente al limite dell'area di rigore, poi arriva la collaborazione di Corbia, fuori per Grossi, poi Coletti con il destro, ancora una volta Murato, poi ancora Coletti, brutto intervento ai danni di Asciuti. Uso il capitano, la palla è per Marilungo, tra Marilungo, cerca la velocità Marilungo, di tacco Gagliolo, applausi per Gagliolo, poi Pasciuti per Legati, Legati va in profondità su Ardemagni, Marilungo, intervento del portiere Colombi, adesso il Carpi gioca 4-4-1, occhio a un pallone pericolosissimo, rimedia Gagliolo, stava andandosene Belinghieri, passaggio in avanti di Pasciuti, Gagliolo, si fa vedere Ardemagni, prova Memushai, Gagliolo per il cross, Ardemagni la gancia, ancora Ardemagni, Di Gaudio col destro, una ribattuta, poi Memushai e la parata di Bassi, chiamavano il fallo di mano quelli del Carpi. Castiglia, Laurini, Eramo, Maccarone, insiste Maccarone, prova a passare Gagliolo, grande protagonista di questo primo tempo, il Carpi conferma tra l'altro di avere tanti... Ardemagni, lo scarico in mezzo, un po' troppo lungo per Porcari, Ferrari, lancio in profondità, copre bene sulla diagonale, scala bene Gagliolo, lancio di Gagliolo per Concas che svetta su Magnusson, poi Bianchetti, San Marco, allarga tutto a destra, intuito però le sue intenzioni, recupera un buon pallone Gagliolo, sgrigna, c'è Gagliolo che è partito a sinistra, sgrigna, lo vede, palla per Gagliolo molto profonda, Gagliolo lo prende, Schiattarella, ancora Gagliolo in dribbling, il cross basso con Lisuzzo che va a chiudere, libera l'area di rigore e poi non ci arriva. Immediatamente riconquistato però dalla Padova che può provare a spingere sulla destra. Moretti, la scambia a destra, si chiude la difesa del Carpi anche con un po' di fortuna, ha vinto un ripunizione già battuto, ha già recuperato però il Padova, Moretti, pallone che arriva nella zona di Improta, contenuto da Gagliolo, prova a sfondare sulla destra, Improta cerca il fondo, lo trova, Gagliolo non gli concede lo spazio per andare al cross, è stato proprio l'11 maglia bianca l'ultimo...